L'impegno di Legambiente sicuramente da un punto di vista microbiologico e anche da un punto di vista chimico, però perché sia fatto in modo oggettivo ci vogliono più anni, ma senza non si comincia, non si finirà, non si farà mai un dato veramente oggettivo. Però diciamo che il lago è in buona salute, almeno da un punto di vista microbiologico. Ovviamente subisce gli attacchi di tipo antropico dall'uomo e bisogna anche che i cittadini vengano coinvolti, gli enti, chi deve controllare i regolamenti. Bisogna essere più consapevoli di vivere in una zona protetta. Il Lago Matese, da un punto di vista mitologico, è uno dei laghi montani più ricchi d'Italia, da un punto di vista di biodiversità. È anche quello più monitorato in Italia, dal 1983 viene eseguito dagli ornitologi e conta 71 specie nidificanti. Di queste ben 9 sono tutelate dalla direttiva comunitaria Uccelli e sono nell'allegato 1, significa cioè che sono specie molto rare sull'intero continente europeo. Ne cito solo qualcuna, la moretta tabaccata, che è l'anatra più rara d'Europa, nidifica sul lago Matese con 5 coppie. Il tarabusino, che è un piccolissimo airone che nidifica nei canneti, è presente nel lago e sta scomparendo dovunque in Europa. Quindi questo fa capire che il lago ha una valenza di biodiversità notevole, enorme. Purtroppo a molti sfugge questa cosa, anche perché non tutti sono poi capaci di distinguere le varie specie, ma in realtà chi studia il lago sa che è un patrimonio naturalistico di notevolissimo valore, tra i più importanti dell'intero Appennino italiano. In questi 5 anni di attività abbiamo riscontrato ovviamente il grosso fenomeno del bracconaggio ittico, che a malincuore sta mettendo a dura prova tutta la parte dell'ittiofauna presente nel lago del Matese, e a volte becchiamo anche un bel po' di uccelli intrappolati in queste nasse e reti poste dai bracconieri. Anche se c'è da dire che con l'attuazione del regolamento per la navigazione e per la pesca sportiva sul lago del Matese, questo fenomeno si è ridotto notevolmente sul lago del Matese, però si sta accentuando tantissimo sul lago di Gallo e sul lago di Ledino, che ovviamente hanno, tra virgolette, una meno pressione turistica rispetto al lago del Matese, sia per l'accesso, soprattutto il lago di Ledino, perché non c'è un accesso primario tramite strada, se non attraverso il chioschetto che è chiuso, quindi ci sono tutta una serie di cambiamenti che nel corso degli anni stanno portando ovviamente il bracconaggio a spostarsi tendenzialmente su laghi un po' più piccoli rispetto a quello del lago Matese. Quanto riguarda l'aspetto turistico, in questi anni sta crescendo tantissimo questa attività sportiva legata al mondo della pagaia. Ovviamente l'attività di pagaia sul lago del Matese è più rivolta all'aspetto prettamente naturalistico e non sportivo. Stanno crescendo i numeri, ovviamente abbiamo delle difficoltà che sono un po', come dire, comuni a tutti, come ad esempio il trasporto, i servizi, linee telefoniche, sono delle cose che purtroppo incidono tantissimo e ovviamente dobbiamo un po', come dire, far fronte a queste difficoltà per cercare in qualche modo di continuare ad attrarre quanto più turisti possibili su un posto che è unico non solo in Campania ma probabilmente in tutta Italia.